Andiamo con l'assessore Lamberto Bertolè al welfare di Milano. Buonamattina, buongiorno a tutti e a tutte, mi sentite? Sì. Bene, no, vi ringrazio molto per l'invito. Come ho detto agli organizzatori, noi stiamo facendo la Milan Civil Week, quindi abbiamo tantissime iniziative in questi giorni, è il motivo per cui non posso essere in presenza con voi ed è il motivo per cui ho i tempi un po' tiranti, perché appunto al 10 mezzo abbiamo un'altra iniziativa e devo spostarmi. Però ci teniamo comunque a intervenire in questa discussione con un contributo che porta alla nostra esperienza. Voglio riprendere alcune delle cose che ho ascoltato molto interessanti perché mi aiutano a contestualizzare un po' il nostro pezzo. Allora, io partirei da un dato. In Italia abbiamo circa 22-23 mila minori stranieri non accompagnati. Non è un numero impossibile da gestire, è un numero alto, ma non così tanto più alto rispetto a quelli che avevamo 10-15 anni fa. 10-15 anni fa erano 15.000-14.000, quindi sì, sono aumentati, ma sono cambiate tante cose, quindi non è il numero che si deve essere, un numero impossibile. La seconda cosa è che di questi 22-23.000, almeno 3.000, forse 4.000, sono minori di origine ucraina e quindi sono minori accolti in famiglia. Quindi di fatto il numero di minori accolti nel sistema tradizionale dell'accoglienza è un numero sotto i 20.000. Questo per dire che la prima cosa da dirci è che noi stiamo continuando a puntare questo fenomeno strutturale dei processi migratori come un fenomeno emergenziale e con tutte le conseguenze di questa cosa, senza invece aver sviluppato un sistema di accoglienza razionale con una forte regia governativa. Dico questo perché ad oggi come funziona il percorso migratorio di un minore straniero non accompagnato? Arriva in Italia e nel momento in cui viene incontrato dalle forze dell'ordine oppure nel momento in cui si presenta dai servizi sociali, inizia il percorso di accoglienza, ma non sono i minori che decidono dove essere accolti, cioè non è lo Stato che decide dove i minori devono cominciare il percorso di accoglienza, ma sono i minori che si redistribuiscono autonomamente sul territorio nazionale. Perché la legge Zampa, una legge molto buona, che prevede che sia lo Stato a garantire la prima accoglienza e i comuni la seconda accoglienza, non è applicata in questa parte e quindi di fatto sono i comuni a dover svolgere sia la prima che la seconda accoglienza. Questo fa sì che i ragazzi valutano dove ritengono di avere più chance, più possibilità di realizzare il progetto migratorio e non che non sia lo Stato a organizzare la presenza sul territorio in base alla capacità di accoglienza dei luoghi. Perché questo è un tema da dire? Perché io sono convintissimo, e in questo dico per una sfumatura diversa rispetto a quello che ho appena sentito da Don Giusto, io non credo che a 15, 16, 17 anni ci sia qualche minore che parta con l'idea di fare criminale o di spacciare. Io ho lavorato per tanti anni con minori autori di reato, sono straconvinto che a quell'età nessuno fa la scelta per il La scelta delinquenziale spesso è una conseguenza dei contesti in cui ci si trova a crescere ed è una conseguenza anche delle opportunità che si incontrano o non si incontrano. Sono ragazzi molto fragili, vulnerabili, a rischio e se li incontrano un sistema di accoglienza virtuoso rischiano di essere spostati verso chi ha in qualche modo aspettative di tipo criminale. Quindi il punto è questo, che noi dovremmo invece investire molto sulla qualità dei percorsi di accoglienza, sull'intensità educativa dei percorsi di accoglienza e questo lo possiamo fare se la organizziamo. Pensate che a livello ufficiale e formale il Comune di Milano ha avuto l'incarico dallo Stato di occuparsi di 400 minori non accompagnati attraverso il SAI, la procedura SAI del sistema di accoglienza. Noi abbiamo 400 posti SAI. Quanti sono i minori non accompagnati a Milano? 1.300, 1.400, a volte 1.500. Perché? Perché non vengono inviati, come dicevo prima, a Milano sulla base delle quote stabilite dal governo, ma sono loro che vengono. E quindi noi come facciamo? Accanto ai 400 posti SAI abbiamo dovuto sviluppare tutta una serie di convenzioni e di rapporti con enti del terzo settore per accogliere tutti, perché noi dobbiamo accogliere tutti e non lasciare strada a nessuno. Questo
conseguenza che il sistema locale dell'accoglienza è molto sotto pressione e non ci sono più posti. Per cui siamo stati costretti in questi ultimi 2 anni a accompagnare ragazzi seguiti da noi e che rimangono sotto la nostra responsabilità a Benevento, a Genova, a Trieste, a Pordenone, a Udine, in tutta Italia, laddove troviamo luoghi di accoglienza, perché il nostro sistema è saturo, non ci sono più strutture, non ci sono più educatori, non ci sono più enti del settore che hanno la disponibilità di fondi. Questo è un grandissimo problema, perché questo significa che quando il sistema è particolarmente saturo, noi abbiamo dei momenti, delle settimane di pressione che non sappiamo neanche dove portarli. E allora abbiamo dovuto aggiungere a questo sistema 3 luoghi di prima accoglienza comunale, che in qualche modo stanno vicariando l'assistenza dello Stato, e quindi abbiamo 120 posti di prima accoglienza in cui dovrebbero stare pochi giorni per poi dare delle vita. Ma siccome il sistema è saturo, stanno di più in questi luoghi di accoglienza che non hanno l'intensità educativa di cui avrebbero bisogno, non hanno stati supporti psicologici, tutto che servirebbe, e questo fa sì che le condizioni di rischio siano più gravi. Noi abbiamo predisposto, proprio perché pensiamo che sia molto critica questa situazione, un punto d'accesso per i minori che possono rivolgersi per essere accolti e seguiti nel nostro sistema di accoglienza, proprio perché vogliamo dare un'opportunità e siamo convinti che sia fondamentale la qualità dell'accoglienza che garantiamo. La seconda cosa che voglio dire è la maggiore età. Attenzione, i tribunali possono prevedere i possibili amministrativi. Noi abbiamo quasi 300 minori, ex minori non accompagnati in prosieguo amministrativo che continuiamo a seguire. Non è la norma lo prevede, quindi sta ai tribunali quando ritengono che ci siano le condizioni, va a un prosieguo amministrativo che poi sta ai comuni garantendo la nostra accoglienza. Qual è la difficoltà per i comuni? È che tutto questo non è finanziato dal sistema nazionale, quindi una volta che un minore diventa maggiorenne è tutto a carico del comune, anche il sostegno per l'inserimento comunitario o nell'alloggio verso l'autonomia, una misura così a ogni punto. L'anno scorso abbiamo speso come Comune di Milano 5 milioni di euro per i ragazzi in prossima amministrazione, quindi una cifra molto molto alta senza nessun tipo di rimborso dallo Stato. E questo è molto mio, perché significa mettere i comuni nella condizione di fare male, di rischiare di non poter fare quello che dovrebbero fare. Ed è una scelta mia perché la coesione sociale si costruisce anche con la prevenzione, quindi garantendo percorsi virtuosi di inclusione. Un'altra cosa che voglio dire riguarda le criticità, e poi voglio parlare di una cosa positiva. Si è molto parlato dei falsi minori. Il governo ha spesso detto che dobbiamo, di fronte a un numero così alto di minori, verificare la loro vera età. È un falso problema. Noi abbiamo fatto un protocollo con la prefettura per verificare l'età di tutti i ragazzi su cui c'erano dei dubbi. Su 1300 minori del 2022 in età definitivo parla di 17 falsi maggiorenni, falsi minori. Abbiamo invece il problema opposto, i falsi maggiorenni, cioè ragazzi sul nostro territorio che dichiarano di essere minori per sfuggire alla forma di tutela, perché magari già diventa qualche forma di sfruttamento e di racket. Quindi il rischio è esattamente l'opposto, che soprattutto le poche ragazze che vengono accompagnate dichiarano una maggiore età, perché magari diventa qualche circuito pericoloso per loro stessi. L'altra cosa che voglio dire è che la risposta che abbiamo dal governo rispetto a questa emergenza, che non era un'emergenza, ma un dato strutturale, è aver consentito l'inserimento dei 16-17 anni dentro i cassa adulti. Altra scelta gravissima, perché questo significa non solo collocare questi ragazzi in contesti di promiscuità possibile, ma anche in contesti in cui la risposta sociale educativa è quella che serve a tutti, non è no. E quindi rischia di avere tantissimo tempo vuoto, poca presenza educativa e di essere in giro nei nostri contesti territoriali e creare allarme sociale. E creando allarme sociale creano anche tutte le speculazioni sull'immigrazione che è stata accompagnata il dibattito pubblico di questi anni. Allora noi ovviamente, oltre che provare insieme ad ANCI, insieme agli altri comuni, a fare un'azione di pressione positiva perché il sistema acquisisca la sua nazionalità, stiamo comunque cercando di organizzare sul territorio al meglio quello che possiamo fare. 2 cose
diciamo che l'affido, che è molto utilizzato per i bambini, per le persone più piccole, possa avere un potenziale anche per gli adolescenti, di noi stringendo accompagnati, coinvolgendo le famiglie omocultura. A Milano fa 48% dei bambini accompagnati egiziano, poi ci sono molti albanesi, per tunisini e per ragazzi che vengono dal Bangladesh. Abbiamo fatto un incontro con i consolati di questi quattro paesi per provare a tenere aiuto nell'incontrare le associazioni di persone di origine di questi quattro paesi, per provare a coinvolgerli sulla forma dell'affido, perché pensiamo che una corresponsabilità su questo possa aiutarci ad avere i percorsi. Abbiamo cominciato questo lavoro, i risultati sono ancora molto, molto piccoli, però pensiamo che sia un piccolo percorso da seguire. La seconda cosa, noi di fronte anche alla complessità delle condizioni delle situazioni dei ragazzi, ci siamo posti il problema di aumentare la qualità dell'accoglienza e quindi abbiamo chiesto a Fondazione per i Bambini, a Fondazione Carico, di lavorare insieme per riuscire a mettere risorse per dare qualità ai percorsi di accoglienza, e abbiamo ottenuto un finanziamento insieme al terzo settore per provare a sviluppare occasioni di maggiore opportunità e qualità, in particolare il potenziamento delle strutture educative con anche personale aggiuntivo, con competenze psicologiche e una forma di sostegno all'inclusione che abbiamo chiamato centro di mondo di fuori, cioè la moltiplicazione di iniziative nel territorio di formazione, apprendimento, di inserimento lavorativo per garantire la maggior possibilità di offrire percorsi di qualità. Ovviamente dal nostro punto di vista è una corsa molto complicata, molto impegnativa, perché non c'è nessuna programmazione. Noi non sappiamo quanti di noi avremo l'anno prossimo o in quest'estate, con la primavera e con l'estate, quindi con la ripresa degli impatti, e a livello globale non possiamo sapere, non sappiamo quanti avremo sul nostro territorio. E la grande fatica è riuscire a non riuscire a programmare. Io penso che al di là delle buone esperienze che il territorio deve promuovere, sia molto molto importante lavorare anche a monte, non a monte, e quindi dobbiamo davvero lavorare perché ci sia una regia nazionale che consenta ai territori e ai comuni di fare al meglio quello che sono chiamati a fare, l'accoglienza di secondo livello. Per noi è imprescindibile garantire qualità del corso di accoglienza, perché non riusciremo a garantire inclusione sociale, diritti, perché questi ragazzi fragili hanno bisogno di essere supportati, seguiti, e anche sicurezza. Quindi è nell'interesse di tutti riuscire a fare le cose bene. La miopia che invece accompagna questi percorsi a noi preoccupa davvero moltissimo. Un altro elemento sono i movimenti secondari. L'elemento che ci sono i movimenti secondari. Non è possibile che i ragazzi passino da un territorio all'altro del nostro paese, da una struttura all'altra, da una postura all'altra, da un centro di accoglienza all'altro, e siano loro continuamente a muoversi e a appunto, decidere di portare avanti il progetto migratorio. Questo è un punto molto molto critico. Ed è molto importante che le maglie si stringano per garantire davvero ai comuni la possibilità di agire in modo efficace. Non dico nulla sui comuni che continuano a montare a destra dall'altra parte, io voglio fare riferimento a nessuno in particolare perché conosco altre situazioni, ma anche da parte dei comuni mi sembra mio per invece delegare al settore questo compito, che invece ha bisogno di una forte regia pubblica per integrare tutti i pezzi che servono, dalla componente scolastica, il sistema dell'accoglienza, la componente sociosanitaria e tutto quello che comporta. Mi scuso per la verità, ma io devo correre a un'altra iniziativa sui diritti della cittadinanza. Grazie ancora per l'attenzione. Thank you.